Nel video di oggi, ci occuperemo di una svolta clamorosa nel caso della strage di Erba, resa possibile dalla sorprendente confessione di Azuz Marzouk. Prima di proseguire, ricordatevi di iscrivervi al canale e di attivare la campanella delle notifiche per rimanere sempre aggiornati con i nostri video e le ultime news. La Corte d'Appello di Milano ha confermato la condanna per diffamazione di Azuz Marzouk nei confronti dei fratelli Pietro e Beppe Castagna. Questa sentenza definitiva arriva dopo che Marzouk, in un'intervista, aveva lasciato intendere che i due fratelli potessero essere coinvolti nella strage. In merito alla richiesta di revisione del processo per Olindo Romano e Rosa Bazzi, Marzouk ha dichiarato: «Stiamo avendo la nostra rivincita». Inizialmente, pensava che Olindo e Rosa fossero colpevoli, ma già nel primo anno dopo il massacro cambiò idea, credendo che non fosse stata fatta giustizia. Ora, Marzouk chiede la revisione del processo, convinto che Olindo e Rosa siano stati accusati ingiustamente e che i veri colpevoli siano dei killer professionisti. La Corte d'Appello di Brescia ha accolto la richiesta di revisione del processo per la strage di Erba e ha fissato un'udienza per esaminare le nuove prove presentate dai difensori di Olindo e Rosa. L'avvocato di Marzouk ha sottolineato che Azuz è convinto dell'innocenza dei due da molti anni e ha sempre cercato di riaprire il caso, sostenendo che molte cose non combaciano. Sono state presentate nuove prove che suggeriscono la presenza di disturbi psicopatologici e deficit cognitivi in Olindo e Rosa, elementi che non erano stati adeguatamente considerati nei precedenti processi. Marzouk ha già affrontato un processo per calunnia a causa delle sue dichiarazioni sulla falsità delle confessioni di Olindo e Rosa, ma è stato assolto. Nonostante ciò, continua a sostenere la loro innocenza. Azuz Marzouk, pur avendo rifatto la sua vita con una nuova famiglia, continua a cercare giustizia per la sua prima moglie Raffaella e il figlio Youssef, che rimangono sempre nel suo cuore come la sua prima esperienza di paternità e di marito. E tu? Cosa ne pensi delle parole di Marzouk? Faccelo sapere nei commenti. Iscriviti al canale e attiva la campanella per non perderti i prossimi video sulle ultime notizie.